tre giornate dedicate all'incontro tra studenti e mondo del lavoro. Quali sono gli obiettivi di questo progetto? L'EDU in Cooperation Job Day è all'interno della Career Week di Ateneo dell'Università di Siena e si prefigura l'obiettivo di far incontrare i nostri studenti e le nostre studentesse con le aziende e le organizzazioni del territorio. Ovviamente i migliori sistemi di sviluppo economico prevedono quanto più la possibilità di avvicinare domanda e offerta di lavoro. In questo senso l'EDU in Cooperation Job Day è una piccola prima attività che permette questo avvicinamento. Speriamo in futuro anche di aumentare l'ingresso dei nostri studenti all'interno delle organizzazioni, delle aziende del territorio. Lo facciamo già con i tirocini, speriamo presto di mettere in atto altri strumenti come ad esempio l'apprendistato di alta formazione. Dicevamo tre giornate, ma ricordiamolo, il 18 di ottobre ce ne sarà uno a Siena, ecco, ne vogliamo parlare. Esattamente, a Siena, e per questo ringrazio anche le colleghe dell'ufficio placement di Ateneo, si terrà quella che è un po' la giornata clou di questo evento, di questa settimana, ed è proprio lì, sarà il centro, in rettorato, dove tutte le aziende della provincia senese, Aretina, il Grossetano e speriamo appunto il più possibile i nostri studenti e le aziende di tutta la regione toscana interverranno con i loro stand per appunto, come abbiamo fatto qui nel piccolo di Arezzo, a Siena proveremo appunto a dare uno spazio maggiore, un respiro maggiore a queste iniziative e queste possibilità. Le aziende coinvolte sono 80, un numero importante. Esattamente, abbiamo diverse aziende per i vari dipartimenti del nostro Ateneo. Qui ad Arezzo ci concentriamo fondamentalmente sulle cooperative, le fondazioni, le organizzazioni che comunque riguardano in particolare l'ambito educativo, sociale, ma anche linguistico e turistico. Qual è l'aspettativa che tu hai in questo incontro, in questi eventi? Allora, sicuramente l'aspettativa è quella di farmi conoscere, di far conoscere il mio background, la mia professionalità. Attualmente sono educatore professionale, ho fatto il tirocinio presso la Calvelli RSP, ricerca e selezione del personale, e penso che questi siano gli anni giusti per farsi conoscere, soprattutto per avere più ambiti e vedere più ambiti professionali, ecco, e capire un attimino in quali si è più portati e in quali meno. Ecco. Ci sono delle aziende che già in questo momento in qualche modo ti interessano, ecco, anche capire di che cosa, quale può essere eventualmente uno sbocco. Allora, io sono venuta qua soprattutto per conoscere io stessa le diverse aziende, in quanto vivo qui da 2 anni, quindi ancora non ho ben preciso l'idea delle aziende e delle associazioni che sono presenti nel territorio, quindi in primis per conoscere queste aziende e queste associazioni. E poi per farmi conoscere, sicuramente io ho capito di essere portata anche soprattutto nell'ambito sociale, ecco, è un qualcosa che mi piace in modo particolare, però non escluda anche l'ambito delle risorse umane.